stato un fine settimana di inaugurazioni, quello che ha caratterizzato la città di Fano. Sabato pomeriggio ad aprire i battenti è stato il villaggio di Natale, all'interno della più ampia iniziativa del Natale Più. Presente al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Fano Seri, l'assessore al turismo Lucarelli e il presidente della Proloco Giacomo Grandicelli. Promotrice delle 6 settimane di eventi, dal 25 di novembre al 7 gennaio, la Proloco di Fano, che grazie all'impegno di tanti volontari rende unico il periodo di festa più magico dell'anno. Finalmente partiamo, finalmente parte la magia del Natale di Fano con il Natale Più. Partiremo fra poco, fra pochissimo. Anche il meteo ha deciso di far respirare lo spirito freddo natalizio, ma noi l'abbiamo riscaldato con questa magia che si vede intorno. Nella zona del Pince, nelle vie del centro storico, una 30ina di stendisti con le casette di legno addobbato a festa hanno attirato l'attenzione dei passanti, ad accogliere i bambini nella sua casa, Babbo Natale e gli elfi. E là, aspettavate a me? E Babbo Natale e i suoi elfi non vedono l'ora di accogliere i bambini. E qui ce n'è uno, spritz! Abbiamo fatto l'aperitivo prima, No, volevo dire che noi tutti i fine settimana siamo qui, aspettiamo i bambini ci diranno che il regalo hanno scelto per le feste e se sono stati bravi, noi l'ultima settimana consegneremo i regali a tutti i bimbi, quelli bravi bravi, quelli meno bravi regalo più piccolo. Negli stand una variegata gamma di prodotti artigianali per ottimi acquisti natalizi. Che cosa vediamo nel suo stand? Allora, principalmente io mi occupo di presepi, come vedete vari stili, dall'orientale, palestinese, più che rurale, sono fatti tutti interamente a mano, con diverse tecniche di lavorazione, e ad esempio la schiuma poliuretanica, il gesso e la scagliola, e possiamo ammirare anche lì le pareti realizzate in cartapesta. Ecco, ma non solo presepi. Sì, ci sono altre creazioni perché poi dopo magari nel mercatino è interessante anche recuperare quelle che sono le icone del Natale, quindi l'angioletto, la Santa Famiglia, il Babbo Natale. In questo caso potete osservare delle realizzazioni di bocce di vetro fatte con dei barattoli di recupero, perché poi quello che io cerco di sottolineare è la sostenibilità dell'arte, cioè il fatto che si butti via quintali di immondezza di tetrapack, di cartone, di plastica, possono essere tutti tranquillamente recuperati per poi creare delle realizzazioni artistiche che poi possono essere oggetto d'arredo o comunque sia delle creazioni uniche. Alle 17.30 uno spettacolo unico di light design nella ex chiesa di San Francesco, un'esperienza straordinaria di luci, colori, proiezioni e musica che ha stupito e meravigliato tutti i presenti. Quest'anno abbiamo deciso di valorizzarlo per il Natale, quindi tutti i weekend dalle ore 17.30 alle ore 19.30 questa magica proiezione che veramente ti avvolge, ti coinvolge tra musica, colori e il racconto di una storia che è quella appunto di questa chiesa che nasce come luogo francescano, che diventa chiesa consacrata, che con l'arrivo di Galeotto I Malatesta va sotto il possedimento dei Malatesta e poi una serie di vicissitudini, prima appunto ha preso fuoco la sacrestia e quindi si è distrutta la chiesa, poi ancora il terremoto, insomma arriviamo ai giorni d'oggi. Ecco, tutto questo viene raccontato in uno spettacolo veramente suggestivo da vedere, quindi passate dalle 17.30, ogni mezz'ora lo spettacolo di proiezione andrà in onda e durerà 10 minuti.